Ciao, sono Sergio di Mondo Peloso e oggi parliamo del Border Collie. Il Border Collie è un cane di grandissima energia, simpatico e molto intelligente. Il Border Collie ha origine tra l'Inghilterra e la Scozia, nella zona chiamata Northumbria. Le origini di questo cane risalgono al XVII secolo, intorno al 1600. E il suo nome deriva proprio da border, confine, zona di confine. Collie potrebbe derivare dal nome Colleius, vuol dire fido, fidato, di fiducia, oppure da coal mine, coal, che sarebbe il carbone, dal colore scuro. Collie è anche il nome del merluzzo carbonaro, il merluzzo che ha una pelle scura e una carne chiara. Si pensa che il Border Collie derivi dalle razze di cane pastore da renna che vivevano nella Scandinavia, incrociata con le razze pastore della Scozia. Allora i cani dovevano proteggere le renne o il gregge dai lupi. Fatta meno questa esigenza, il cane ha dovuto imparare a gestire il gregge e i suoi spostamenti. Se vuoi scoprire tutte le altre teorie sulle origini del Border Collie, abbiamo preparato un ebook per te su questa bellissima razza. Inquadra il QR code o clicca sul link in descrizione. È gratuito! La regina Vittoria era una grande appassionata di Border Collie e nel 1860 ne è diventata una grande allevatrice. Ufficialmente questa razza è stata riconosciuta nel 1982, perciò è sia una delle razze più antiche come origine, ma è anche una delle più giovani come riconoscimento. In sostanza, questo cane nasce come pastore, ma diventa un cane da compagnia. Ad oggi, grazie alla sua intelligenza, è uno dei cani migliori per l'agility. Quanti tipi di Border Collie esistono? Sostanzialmente tre, sempre in funzione del pelo. Il pelo liscio, corto, semilungo. Le caratteristiche ammesse dallo standard ENCI per questa razza sono diverse. Partiamo da quelle della colorazione del pelo. Rosso, bianco, nero, blu, merle, marrone, fegato, cioccolato, focato e zibellino. Il mio preferito è il merle. È quello screziato, grigio, nero, bianco. Fantastico. Per quanto riguarda il mantello, invece, ammesse anche le marcature, che sono le delimitazioni, le linee chiare sul muso del cane. Quelle belle delimitazioni, come quelle dei cavalli, ecco, ci siamo intesi. Ecco, le limitazioni chiare sul muso dei cavalli, sul loro pelo, si chiamano marcature. Ma poi anche il mantello può essere bicolore, tricolore, doppio colore, oppure shaded. Vuol dire quelle ombreggiature, no? Tra il bianco e il nero, grigio, fantastiche, che delimitano un po' il cane. Sono ammesse queste, ma non è ammesso il tabby, ovvero non è ammessa la marezzatura, la screziatura, ok? La marezzatura. Ok, giusto? Il Border Collie appartiene ai cani di gruppo 1, pastori 1, come i bovari, ma non quelli svizzeri no. Ma perché i svizzeri no? È un cane di taglia media, nell'insieme è molto armonioso e molto bello. Proprio bello. Quanto pesa un Border Collie? La femmina a 3 mesi pesa dai 5,1 ai 7,6. Sono preciso sempre perché sennò la copywriter mi tira il collo. Invece a 6 mesi il Border Collie pesa in media 9,3 kg. Se pesa 9,4, guai. Da adulto il Border Collie femmina arriva a pesare fino a 19 kg, dai 12 ai 19 kg. Parlando del maschio, a 3 mesi dovrebbe pesare 5,8 kg. Anche qui la distanza è molta, è a seconda perciò dalla taglia. A 6 mesi arriva a pesare dai 10 ai 14 kg, quando è bella e grande peserà dai 14 ai 20 kg. I piccoli di Border Collie cresceranno fino ai 14-16 mesi. Quanto deve mangiare un Border Collie? I risultati di ricerca sono veramente discordanti. Le prime indicazioni dicono che il Border Collie cucciolo deve mangiare almeno 3 volte al giorno, fino ai 6 mesi. Cane adulto Border Collie mangerà, dopo l'anno di età, 2 volte al giorno. Cane adulto ma maturo potrà mangiare 1 volta al giorno. Noi ci sentiamo di ricordarvi che i cuccioli devono mangiare più spesso confronto agli adulti. E comunque un Border Collie adulto dovrebbe mangiare dalle 1000 alle 1400 calorie al giorno. Se gli fate fare tantissimo esercizio,
qualcosina in più può scappare, ma dategli un premietto, dategli quei cubetti di prosciutto cotto. Ero in giro con mio amico Roby e il suo cane Giotto. Sentivo odore di prosciutto cotto, ma pensavo perché ero vicino alla salumeria, invece era lui che in tasca aveva i cubetti di prosciutto cotto. Me ne sono accorto quando me ne ha offerto uno. Quanto costa un cucciolo di Border Collie? Un buon Border Collie fornito di pedigree può costare dai 1.200 ai 1.600 euro. Si possono trovare anche esemplari a molto meno, ma noi vi consigliamo sempre di affidarvi a bravissimi allevatori. Quanto costa mantenere un Border Collie? Le cifre non sono altissime, intorno ai 35 euro al mese. Bisogna sempre tenere in considerazione le spese veterinarie e l'eventuale toelettatura, a seconda del pelo. Il Border Collie è un cane estremamente sensibile ed intelligente, perciò è facilmente adattabile e socializzabile con tutti gli elementi della famiglia o con altri cani. Beh, bisogna sempre seguirlo nella socializzazione. Ci sono Border Collie che sono diventati attori meravigliosi. Lo ricordiamo ad esempio in Babe, maialino coraggioso. Una cosa a cui fare attenzione: il cane seguirà bene le vostre indicazioni, perciò le vostre indicazioni dovranno essere precise. È un cane abitudinario, tollera poco la confusione e lo mette un po' a disagio. Vi consiglio di abituarlo presto a stare anche con altri, perché vi capiterà magari un giorno di dover andare via, di lasciarlo a un sitter oppure di lasciarlo in compagnia di una persona estranea che conosce poco, al di fuori del vostro nucleo familiare. Ecco, per scegliere questa persona affidatevi a Rufus.it. Devi lasciare il tuo peloso? Cerca Rufus.it. Gli diamo un occhio noi. Su questo sito troverete l'opportunità più adatta al vostro cane e alle vostre esigenze, nel caso dovreste lasciare il vostro peloso per un periodo di tempo che definirete voi tranquillamente e come vorrete. Mi raccomando, abituate il vostro Border Collie alla socializzazione fin da piccolo. Il Border Collie diventerà un bravissimo compagno di vita a lungo, perciò va benissimo per le famiglie dove ci sono i bambini. State sempre attenti però, le sue origini sono di essere un cane molto attivo, attento e lavoratore. La sua energia lo porterà anche ad avere dei comportamenti un po' troppo invadenti a volte. State attenti, l'interazione col bambino è sempre da tenere sott'occhio. Il cane è cane e il bambino è bambino. Ricordati perciò che è un cane che nasce essenzialmente per il lavoro, riconosce il suo capobranco che dovrà essere assolutamente il suo proprietario. Se no, capobranco diventa lui. Un cinema, un cinema! Si dice che il Border Collie sia la razza più intelligente del mondo. Io ne ho avuto uno, è un cane da concorso, e mi ha vinto molti concorsi. Mi ha vinto il concorso alle ferrovie, alle poste, poi l'ho iscritto al concorso di sovrintendente al ministero e me l'ha vinto anche lì. Adesso è sovrintendente al ministero degli interni. Il Border Collie instaura un legame fortissimo con la sua famiglia. Tende a prendere le vostre indicazioni come ordini precisi, perciò dovranno essere precisi. Come primo cane adatto? Io direi di no, non per il cane. Il cane è sempre pronto e adatto. Non so se tu sei adatto per essere il suo addestratore. Sei tu che devi essere capobranco. Parlando di cura e salute del Border Collie, non possiamo distaccarci dall'opportunità di farlo correre e di farlo lavorare, perché il suo benessere passa attraverso proprio il lavorare. Fa proprio parte del suo benessere fisico e psicologico. È un cane intelligente, perciò mettetelo proprio alla prova, al lavoro, via, avanti, avanti, a lavorare, a lavorare, a lavorare. Il Border Collie è una razza molto robusta, non soffre di particolari malattie. Le cose principali sono la displasia delle anche, ma quando è vecchio, ecco, forse una particolarità è l'epilessia, anche piccole malattie dell'occhio. Il vostro veterinario vi saprà aiutare in qualsiasi modo. Alcuni Border Collie molto intelligenti hanno passato l'esame di medicina 2, perciò sono in grado di farsi delle analisi, delle anamnesi e delle analisi autogestite. Quanto vive il Border Collie? Fino a 15 anni. E tra i padroni di Border Collie più famosi c'è Ethan Hawke, James Franco, James Dean, Tiger Woods e Bon Jovi! In conclusione siamo arrivati alla Dog 10 della settimana. Le 5 caratteristiche migliori del Border Collie e le 5 caratteristiche a cui prestare attenzione. Alto livello di energia. È molto intelligente e apprende in maniera veloce. Tendenza al gioco. Adattabilità alla vita di appartamento, tolleranza alle temperature fredde.
ha molto bisogno di esercizio fisico, ha un forte carattere, potrebbe avere problemi con gli sconosciuti se non socializzato, poca tolleranza a stare a casa da solo, tendenza ad ingrassare. Hai un border collie? Lo vuoi avere? Lo hai avuto? Hai delle esperienze da condividere con noi, con il tuo border collie? Faccelo sapere. Lasciaci un commento qui sotto. Il famoso poeta scozzese Robert Burns aveva un border collie a cui ha dedicato parte di una sua ode. Chi di voi non ha sentito queste parole? "'Twas in that place, of Scotland Isle, that burst the known of all king call. Upon a bonny day, on June, when weary through the afternoon, to a dogs that were a fraud or tom, for Godred once upon a time." Se hai intenzione di adottare un border collie e poi farlo partecipare ai concorsi delle Ferrovie dello Stato o delle Poste Telecomunicazioni, iscriviti al canale e attiva la campanella.